5 anni fa identificammo in una lotteria lo strumento più adatto per raccogliere fondi da devolvere poi al Fondo per il Lavoro, e il meccanismo che abbiamo ideato è quello di la vendita ovviamente dei biglietti di lotteria a costo di un euro presso tutte le 154 attività nostre socie di Zenta di Borgo che partecipano, e l'erogazione dei premi, quest'anno montepremi di 8.500 euro, primo premio 1.500 euro. Erogazione dei premi sotto forma di buoni spesa da 5 euro ognuno. E dove possono essere spesi questi buoni? Nei negozi dove vengono venduti i biglietti, quindi all'interno del medesimo circuito, una maniera per creare ricchezza e per farla ritornare sul territorio, devolendo il surplus che rimane in beneficenza. Beneficenza che ha permesso a noi di contribuire con 50.000 euro in 4 anni, una cifra veramente importante, a questo fondo per il lavoro, e ci auguriamo che anche quest'anno potremo elargire una somma importante se tutti voi che ci guardate andrete nei bar, nei negozi dei nostri soci a comprare almeno un biglietto a testa. È un'opera di bene e, come diceva Don Ricci, siate egoisti, fate del bene. Quest'anno c'è un'app presentata al nostro partner in team Live in Riviera, scaricando la quale si può partecipare all'estrazione di 10 viaggi, di 10 buoni viaggio, semplicemente scaricando l'app e collegandoci con questa applicazione, digitando il numero del biglietto e vedendo se si è stati fortunati. È un tema molto delicato, quello dell'occupazione all'interno del nostro territorio vede impegnate molte realtà, le istituzioni pubbliche, la regione e tutto il territorio nazionale in realtà dal punto di vista istituzionale. È un segnale importante il fatto che anche l'associazione Zenta de Borg insieme alla diocesi e insieme a queste realtà commerciali si stiano impegnando dando il segnale di una partecipazione fattiva, vera, e di un impegno per aiutare le persone che in questo momento stanno incontrando le maggiori difficoltà per inserirsi all'interno del mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che nel nostro territorio è connotato fortemente dalla stagionalità e che quindi ha anche una grande dinamicità. E penso che sia importante il contributo che viene dato all'interno di questo progetto, proprio perché fa avvicinare anche tra loro mondi diversi, realtà diverse, commerciali diverse, che in questo modo si conoscono e contribuiscono dando un vero segnale, insomma, di comunità. Il fondo in realtà è partito nel 2013, abbiamo nel frattempo cercato di allargare al massimo, diffondere al massimo la notizia dell'esistenza del fondo e dei meccanismi sottostanti, e con vari strumenti, di cui quello poi messo in campo da Zenta de Borg è sicuramente uno dei più efficaci, perché ci dà la possibilità di far arrivare la notizia dell'esistenza del fondo anche ad operatori che magari avrebbero difficoltà a entrare in nostro contatto. Diciamo che praticamente il fondo fino ad oggi ha caricato 680 domande di candidature, è riuscito a realizzare 134 inserimenti lavorativi. Di questi 134, 30 sono già stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. Tra i contratti poi che si sono conclusi, comunque abbiamo visto che la media di durata degli stessi è intorno agli 11 mesi, il che vuol dire che il sollievo che siamo riusciti a dare a queste persone che avevano fatto domanda di inserimento tramite il fondo è stato un sollievo efficace. E siamo riusciti a garantire mediamente 11 mesi di stipendio più le varie agevolazioni previste dallo Stato quando viene a cessare il lavoro. Diciamo che le aziende che si sono lasciate coinvolgere in questa nostra attività sono 75, di vari ambiti operativi e vari ambiti di attività. Ma il grosso dell'aiuto ci è stato poi dato dalle cooperative sociali, che effettivamente hanno contribuito in maniera molto consistente ad assumere persone segnalate dal fondo stesso. E, diciamo, ripeto qui il meccanismo un po' col quale cerchiamo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone. Il meccanismo è quello di dare incentivi economici alle aziende che assumono persone da noi segnalate, garantendo per il massimo di 12 mesi un contributo pari al 20% del costo complessivo del lavoratore.
L'unica cosa che chiediamo alle aziende è che il contratto iniziale abbia una durata non inferiore ai 6 mesi, in modo di dare opportunità lavorative di una certa stabilità, diciamo. Altri dati che possono essere interessanti sono questi. Praticamente abbiamo coinvolto in questa attività anche alcuni enti pubblici locali. Parlo dei comuni di Sant'Arcangelo, del comune di Poggio Toriana e il comune di Verucchio, che hanno deciso di collaborare con noi, segnalandoci tramite i loro servizi sociali le persone che possono avere le caratteristiche per essere prese in carico del fondo. E, grazie alla loro collaborazione siamo riusciti poi a contattare anche alcune aziende della zona che si sono rese disponibili ad assumere queste persone. L'attività continua e la linfa vitale per mantenere in piedi il Fondo per il Lavoro sicuramente sono le risorse economiche, e iniziative come quella di Azienda De Borg sono importanti proprio perché ci danno la possibilità di mantenere una certa disponibilità e di poter continuare nell'attività istituzionale del Fondo stesso. Ad oggi abbiamo raccolto circa 580.000 euro, di questi una buona parte sono già stati erogati sotto forma di contributo alle aziende, altri sono stati accantonati per far fronte agli impegni tuttora in corso, e la disponibilità attuale per facilitare i futuri inserimenti lavorativi è circa intorno ai 60.000 euro. Diciamo che la condizione che chiediamo per potersi candidare al Fondo per il Lavoro è che la persona sia residente in uno dei comuni della diocesi di Rimini, perché è dalla diocesi di Rimini che arrivano i fondi che destiniamo agli inserimenti lavorativi. Non chiediamo altro se non che la persona, oltre ad essere disoccupata, sia in condizioni economiche disagiate, che devono essere però approvate con della documentazione che noi chiediamo al momento dell'inserimento della candidatura.